dalla Vergine Maria nel regno della Divina Volontà, secondo giorno, il secondo passo della Divina Volontà nella Regina del Cielo, il primo sorriso della Trinità Sacrosanta, sul suo immacolato concepimento. Chiaramente salto l'introduzione e anche le parole che rivolge l'anima alla Madonna, cominciando a leggere quando la Madonna parla. Figlia mia, ascoltami, se tu sapessi quanto ti amo, ti fideresti più della mamma tua e non ti faresti sfuggire neppure una sola mia parola. Tu devi sapere che non solo ti ho scritta nel mio cuore, ma dentro questo cuore ho una fibra materna che mi fa amare più che madre la figlia mia. Perciò voglio farti sentire il grande prodigio che operò il Fiat Supremo in me, affinché tu, imitandomi, possa darmi il grande onore di essere mia figlia regina. Come lo sospiro il mio cuore, affogato di amore, di avere intorno a me la schiera nobile delle piccole regine. Dunque, ascoltami, figlia mia diletta. Non appena il Fiat Divino si riversò sul mio germe umano, per impedire i tristi effetti della colpa, la divinità sorrise e si mise in festa nel vedere nel mio germe, quel germe umano puro e santo, come uscì dalle loro mani creatrici nella creazione dell'uomo. E il Fiat Divino fece il secondo passo in me col portare questo mio germe umano, da esso purificato e santificato, innanzi alla divinità affinché si riversasse a torrenti sopra la mia piccolezza in atto di essere concepita. E la divinità, scorgendo in me bella e pura la sua opera creatrice, sorrise di compiacimento. E volendomi festeggiare, il Padre Celeste versò su di me mari di potenza, il Figlio mari di sapienza, lo Spirito Santo mari di amore. Sicché io restai concepita nella luce interminabile della divina volontà, in mezzo a questi mari divini, che la mia piccolezza non poteva contenere, formavo onde altissime per rimandarle con omaggi di amore e gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E la divinità era tutto occhi su di me, e per non farsi vincere da me in amore, sorridendomi e venseggiandomi, mi mandava altri mari, i quali mi abbellivano tanto che, come fu formata la mia piccola umanità, acquistai la virtù rapitrice di rapire il mio Creatore. E si faceva veramente rapire, tanto che tra me e Dio fu sempre festa, nulla ci negammo a vicenda. Io non gli negai mai nulla e lui neppure. Ma sai tu chi mi animava con questa forza rapitrice? La divina volontà che come vita regnava in me. Perciò la forza dell'ente supremo era la mia, e perciò tenevamo uguale forza di rapirci a vicenda. Ora, figlia mia, ascolta la mamma tua. Sappi che io ti amo assai e vorrei vedere l'anima tua rapita e riempita dei miei stessi mari. Questi miei mari sono gonfi e vogliono riversarsi, ma per far ciò devi svuotarti del tuo volere, affinché il volere divino possa fare il secondo passo su di te e, costituendosi come principio di vita nell'anima tua, chiami l'attenzione del Padre Celeste, del Figlio, dello Spirito Santo a riversarsi su di te coi loro mari rigurgitanti. Ma per far ciò vogliono trovare in te la loro stessa volontà, perché non vogliono affidare alla tua volontà umana i loro mari di potenza, di sapienza, di amore e di bellezza indicibile. Figlia mia carissima, ascolta la mamma tua, metti la mano sul tuo cuore e dimmi i tuoi segreti. Quante volte sei stata infelice, torturata, amareggiata perché hai fatto la tua volontà? Sappi che hai messo fuori una volontà divina e sei caduta nel labirinto dei mali. Essa voleva renderti pura, santa, felice e bella, di una beltà incantevole. E tu, col fare la tua volontà, l'hai guerreggiata e con dolore l'hai messa fuori della sua cara abitazione. Qual è l'anima tua? Senti, figlia del mio cuore, questo è un dolore per la mamma tua, che non vedo in te il sole del Fiat Divino, ma le dense tenebre della notte della tua volontà umana.
Ma su coraggio, se prometti di darmi la tua volontà nelle mie mani, io, la tua mamma celeste, ti prenderò nelle mie braccia, ti metterò sulle mie ginocchia e riordinerò in te la vita della divina volontà. Ed anche tu, alle tante mie lacrime, formerai il mio sorriso, la mia festa. Ed il sorriso è la festa della Trinità Sacrosanta. Bene, la lezione della Madonna finisce così. E Maria Santissima ci introduce, ecco, attraverso questa meditazione, ripeto, è una delle quattro, quindi lei tocca diversi aspetti per poter focalizzare le varie dimensioni di questo prodigio dell'Immacolata Concezione. Nella meditazione precedente, nella prima, che è quella con cui si apre il testo, c'è proprio, come dire, il fatto dell'Immacolato Concepimento, quindi questo miracolo che l'Altissimo fece attraverso un atto della sua volontà, perché il Signore per fare miracoli gli basta semplicemente volerli. Questo è un primo punto che dobbiamo non dimenticare mai. A Dio basta volere una cosa, volerla. E se quella cosa Dio la vuole, non c'è niente, nessuno che si può opporre a una tale manifestazione di potenza. Niente e nessuno si può opporre alla volontà di Dio. Cioè, noi dobbiamo sempre pensare che io, te, i diavoli, d'accordo, siamo potuti uscire dalla volontà di Dio perché Dio ha disposto e ha voluto che noi avessimo la possibilità di farlo, perché siamo liberi. Quindi uscire dalla volontà di Dio da parte delle creature intelligenti è un atto che è possibile perché Dio lo permette. Ma se Dio, cioè, si opponesse, cioè, questo vuol dire che nessuno può mettersi a competere con tanta potenza e con tanta altezza. Per Dio, l'Immacolata Concezione, che è oggettivamente un miracolo strepitoso, perché ci deve essere un intervento soprannaturale perché si fermi miracolosamente, poi si fermi in una creatura, continuando in tutto il resto della razza umana, la contaminazione dell'origine. Ma per Dio è un gioco da ragazzi, noi lo vediamo come un miracolo, lo dobbiamo vedere come un miracolo straordinario, c'è una definizione dogmatica per questa, insomma, di un Papa, proprio perché si è dovuto definire come verità di fede che Dio per una creatura ha fatto un miracolo, ha fatto un'eccezione. E se non l'avesse fatto, per quanto bella fosse l'anima di Maria, non sarebbe stata incontaminata, non è proprio possibile. Quindi un atto della volontà divina ha fatto in modo molto semplicemente che quell'anima non contraesse la colpa d'origine. Ora, secondo step, non contrarre la colpa d'origine, e questa fu l'anima di Maria, significa stare in condizioni di poter nuovamente ricevere tutto quel fiume inenarrabile, inconcepibile per noi, di grazie, di beni, di diletti, di amori provenienti da Dio e che avrebbero dovuto caratterizzare la vita di ogni essere umano, innescando quel processo, meraviglioso che è lo scambio d'amore continuo tra Dio e la creatura. La vita della Madonna fu così, ce lo dice lei. Lei era capace di rapire il Signore, e ogni volta che in vari scritti di Luisa, non solo, la Madonna dice, usa questa espressione, no? Che lei rapiva il Signore. Ha detto lei, come formava la mia piccola umanità, acquistai la virtù rapitrice di rapire il mio creatore. E si faceva veramente rapire. Cioè, non è un modo di dire, non è una metafora. Cioè, dicevo anche durante l'omelia di questa sera, attenzione a mettersi contro l'Immacolata, nel senso a
parlare male della Madonna, a minimizzare la Madonna. Io penso che anche i mariologi minimalisti, che oggi va di moda la mariologia minimalista, quindi quella che dice, ma no, la mariologia dei privilegi era roba vecchia, roba da medioevo, roba antica. Guardate questo processo diabolico, a mio avviso, di umanizzazione di Maria, che ha fatto scrivere negli anni passati a qualcuno delle stupidaggini, proprio beceraggini, che sono, senza giudicare le intenzioni, che magari chi ha scritto queste cose dentro la testa sua aveva delle ottime intenzioni, magari si è fatta questa rappresentazione bislacca, ma nella sua testa verosimile della Madonna, no? Che la Madonna è una ragazzina come tutte le altre, che andava al mare in short, che si era innamorata di San Giuseppe, che quando vide San Giuseppe gli ha preso il colpo al cuore, insomma. Certamente non dobbiamo fare di Maria, questo si vede bene negli scritti di Maria Valtorta, un essere, come dire, disincarnato, che vive in una dimensione eterea e che non ha una vera umanità, no? Non è questo. Ma non possiamo neanche appiattire e ridurre la Madre di Dio, l'Immacolata, ad una vita modellata sugli standard comuni di noi poveri peccatori. Non possiamo, no? Cioè, si esagera sia in un modo, quindi, come dire, facendo della Madonna un essere appunto disincarnato, fuori del mondo, ma anche nell'altro modo. Oggi l'esagerazione, in passato si è rischiato di esagerare nel primo senso. Adesso non è che si rischia, si esagera continuamente nel secondo. E non si può. Non si può e non si deve. Dio non vuole che si faccia a proposito di assolutamente. Perché Dio vuole che noi abbiamo di Maria Santissima l'idea che egli stesso ci contribuisce a far generare nella nostra testa, nel nostro cervelletto. Si faceva veramente rapire. È l'espressione che poi tra me e Dio fu sempre festa. Diciamo, che bella che sarebbe una vita così, no? Proviamo a pensarci un attimo. Tra me e Dio fu sempre festa. Nulla ci negammo a vicenda. Capiamo, è proprio una storia d'amore, no? Dove fanno a gara nell'amarsi di più l'uno nei confronti dell'altra. Ma poi, come sappiamo, l'amore, quando è vero, tutto dà, non dice di no. Se non tra noi esseri umani, quei no che sono necessari, no, costruttivi, ma è chiaro che in un rapporto con l'Altissimo e l'Immacolata non c'era nessun no da dire, no? Questo è un particolare che anche nell'opera di Maria Valtorta si coglie, no? Quando Gesù dice: Maria non deluderà il cuore di Dio, non lo ha mai deluso. Questa espressione, no? Non deluderà il cuore, il desiderio di Dio, non lo ha mai deluso. E insomma, Dio alla Madonna gli ha chiesto veramente tanto, quindi gli ha dato tanto. Ma come Gesù ha spiegato nel Vangelo, a chi molto fu dato, molto sarà chiesto, no? Più grazie riceviamo dal Signore, e più giustamente Lui ci chiede. E questo è il motivo per cui i grandi maestri di spirito, uno dei motivi, basta leggere gli scritti di Santa Teresa e di San Giovanni, dicono: a nessuno gli venga in mente di chiedere grazie straordinarie al Signore, per due motivi. Primo, perché non sarebbe umiltà, cioè non puoi tu dire, chiedere al Signore: ti prego, apparimi, o che mi appaia la Madonna. Un conto è sognare una cosa di questo genere, perché sognarla è una cosa bella, perché il Signore capisce che se tu sogni di sognartelo la notte, insomma, cose di questo genere, vuol dire che ce l'hai a cuore. Ma che tu chiedi: Signore mio, apparimi, insomma, questo non si può fare, perché non sarebbe umiltà. Uno. Ma poi c'è anche il due: saresti in grado poi di, come dire, tra virgolette, bruttissimo termine, ma rende l'idea, pagare questa grazia con le richieste che il Signore ti darà, adeguate alla grandezza del dono ricevuto? Sei sicuro? Perché noi siamo tutti quanti, siamo tutti un po' così, no?
quando c'è da andare alle nozze di Cana siamo tutti contenti, quando poi c'è da salire Monte Calvario ci passa un po' la voglia, no? Quindi, però con il Signore non si possono fare, cioè, il pacchetto si prende sempre pieno, perché si prendono le grazie e si prendono le croci, si prendono le croci e si prendono le grazie, no? Quindi nulla ci negammo a vicenda. Ed è bellissimo sentire la Madonna che dice: io non gli negai mai nulla, e lui neppure però. Anche qui, negli scritti di Maria Valtorta ci stanno dei passaggi. Io sono sicuro che queste due mistiche stanno molto vicine in paradiso e si vogliono molto bene, quindi ne parlo tranquillamente commentando gli scritti dell'una e dell'altra, no? Cioè, quali sono, per esempio, due cose grosse che si vedono negli scritti di Maria Valtorta che Gesù non ha negato alla Madonna? Anzitutto il primo miracolo delle nozze di Cana, perché da quello che si capisce, ma anche nel Vangelo, oltre che negli scritti di Maria Valtorta, quello non doveva essere il primo miracolo. Non doveva essere quello lì. Ma il Signore si è fatto vincere, gli ha donato la primizia a lei, perché gliel'ha chiesto. C'è un episodio, questo è sconosciuto proprio perché non lo troviamo nei Vangeli, no? Che c'era a un certo punto nella famiglia apostolica, conoscono un bambino, un trovatello, orfano di padre e di madre, no? A un certo punto San Pietro, che aveva la moglie, ma nell'opera di Maria Valtorta sappiamo che non aveva avuto figli, quindi sapete che per un ebreo avere un figlio era proprio una croce, proprio peggio ancora che per oggi. E a un certo punto, piano piano, San Pietro si mette in testa che sto ragazzino lo voleva adottare, ma Gesù non voleva, per nessun motivo, perché sapeva quello che doveva fare San Pietro. Dice: mo te pare che si deve staccare, lo sono distaccato dalla moglie, voglio mettere un affetto così grande verso un bambino, questo poi non potrà fare quello che io voglio. Perché, capite, no? La missione di San Pietro necessita lo svincolo da ogni legame umano, no? E quindi quando San Pietro prova a accennargli quella cosa, Gesù dice: assolutamente no. Ma poi che succede? Che San Pietro va a parlare di questa cosa con la Madonna, e la Madonna si intenerisce. E c'è uno dei passi più belli, quello dell'opera, quando la Madonna va da Gesù, e cominciando a partire per la tangente, molto da lontano, e dice a un certo punto, dice che Gesù sorride perché ha capito dove voleva andare a parare la madre, no? E insomma, alla fine Gesù cambia idea, perché concede questa cosa. Fa anche ridere poi, no? Perché chiama San Pietro e dice: Simone di Giona, vieni subito qui. E questo San Pietro dice: tutto, dice, ma che è successo? Dice: maestro, che è successo? Dice: tu mi hai corrotto la madre. E Pietro dice: ma come, io non ho fatto niente, Dio, Signore. E San Pietro dice: guarda, me l'ha chiesto lei, quindi va bene, c'è il bambino, però mi raccomando, non diventi un ostacolo, qui te lo concedo, ma guai a te se ti attacchi e diventi un peccato. Pietro impazzisce di gioia, chiaramente, no? E poi Gesù gli dice una cosa: dice, guarda che tu hai conosciuto il segreto, tu questa cosa non la devi dire a nessuno. Cioè, capito? Io nulla negai e lui a me neppure. Per questo che San Bernardo ha scritto, c'è un inno della Chiesa anche, no? Qual vuol grazie a te non ricorre, sua disianza volgare sansali, perché guardate che se la Madonna chiede una grazia al Signore, secondo il nostro modo di pensare, perché poi sicuramente Dio queste cose le ha previste, no? Però è vero che Dio è mutabile, è vero che Dio non cambia idea, cioè, è tutto quanto vero, però in base a quello che sappiamo, anche quello che vediamo questo si capisce anche dai Vangeli, perché Gesù glielo dice: non è ancora giunta la mia ora, gli esegeti dicono che l'ora, sì, è l'ora della passione, ma è anche non è giunta l'ora ancora di fare i miracoli, perché Gesù ancora non aveva costituito il gruppo apostolico, non aveva ancora, diciamo, ufficialmente cominciato la sua missione. E lì l'ha fatto. Ci stanno altre prove evidenti, quando Gesù, parlando del segno di Giona, dice: come Giona restò 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra. Ma Gesù 3 giorni e 3 notti nel ventre della terra non c'è stato. Quindi, che fa mente? Forse questi erano i programmi. Il problema è che c'era la Madonna che ha cominciato a, cioè,
fusa col Fiat, ma soffrendo incredibilmente, supplicando che arrivasse presto la risoluzione. A un certo punto Gesù ce l'ha fatta più, uscita dalla madre. Sembra, come dire, sembra potersi capire dai racconti, specie di Maria Valtorta, qualcosa del genere. Quindi capiamo che io non gli negai nulla e lui neppure. E la Madonna dice, desidero, cioè, che una cosa del genere capiti anche a te. Perché gli amici di Dio ottengono tante grazie da Dio. Certo, nessuno arriverà ai livelli della Madonna, no? Ma le grazie di Dio si ottengono su un amico di Dio. È un amico di Dio tanto quanto fa la sua volontà e vive in essa. Non c'è niente da fare. Ecco perché la Madonna chiude dicendo... Quante volte sei stata infelice, torturata, amareggiata perché hai fatto la tua volontà? Fai una bella cosa. Rinuncia a questa cosa qui. Rinuncia alla tua. Entra in quella divina e vedrai i prodigi e i miracoli che appaiono. Ecco, quindi pensiamo che sì, l'assunzione, più o meno tutti coloro che conoscono Luisa sanno che è la festa della divina volontà. Ma come abbiamo visto anche l'Immacolata Concezione, è la festa della divina volontà. Il passo seguente, e poi concludiamo che abbiamo già esagerato, è quando questa creatura appena concepita, quindi già sotto l'azione dei mari, dei fiumi del potere divino, si presenta davanti all'Altissimo e dice: allora, io la volontà bellissima umana che tu mi hai dato, che è una cosa meravigliosa, che è una facoltà che mi rende simile a te, la voglio conoscere soltanto per mettermela sotto i piedi e fare sempre la tua. Non per fare altro. Quindi questo legame volontario che la Madonna fece da subito con la volontà divina, che è il segreto della sua grandezza. Bene, quindi viviamo in questo spirito questa festa, traendo esempio e insegnamento dalla grandezza straordinaria della nostra celeste regina.